Siamo nuovamente in studio con il dottor Berteramo Luigi, oculista. Buongiorno dottore, Buongiorno, buongiorno a con tutti. il dottor Domenico Diella. Ciao Buongiorno, ben Domenico, rivisti. che Ciao Mary. insomma ci sta facendo scoprire un altro aspetto, no, della medicina attraverso appunto l'invito di questi ospiti che comprendono un po' tutto quante le meccaniche del fisico. Allora, io ho voluto di nuovo il dottor Berteramo perché in base alle puntate che noi abbiamo già mandato in onda ci sono state alcune domande, ci sono state alcune mamme che mi hanno chiesto se esistono degli accorgimenti o addirittura dei test che possono essere fatti a casa per accorgersi immediatamente o nel più breve tempo possibile del fatto che il bambino presenti o meno delle anomalie che vanno sottoposte immediatamente all'attenzione di un medico specialista. Quindi, Luigi, perdonami, io Sì, faccio anche perché io certo, credo che siamo più o anzi, meno coetanei. Un po' meno che certo, più, eh? Mary, Beh, insomma, quando ci però, vuole, ci vuole. Allora, grazie. Luigi, intanto cominciamo a specificare quando il bambino comincia a vedere, perché noi abbiamo parlato a telecamere spente e tu mi dicevi: guarda, Mary, anche se inizialmente il bambino apre gli occhi, nascono con gli occhi aperti, in realtà ancora non vedono. Ecco, quindi vogliamo Certo, dire. il sistema visivo quando all'età neonatale, nell'età neonatale ha tutte le potenzialità di un organo che alla fine poi si svilupperà e quindi darà senso alla visione, ma è in via di maturazione e quindi il bambino all'età neonatale vede solo in bianco e nero. Quindi riconosce eventualmente il volto della mamma nella parte periferica e quindi soprattutto le parti curvilinee del volto. Man mano va avanti nella crescita, intorno al secondo mese, la visione si sposta verso la parte centrale fino a maturare definitivamente intorno al quarto mese. Poiché la parte centrale della visione, che è rappresentata dalla fovea, viene a maturare intorno al quarto mese e quindi il bambino riesce a fissare meglio la mamma, a seguire i movimenti e quindi man mano che lo sviluppo procede, fino a intorno all'età di vita, riesce a convergere, riesce addirittura ad avere la visione stereoscopica, che è la visione della profondità dell'immagine. Esatto, quindi quando il bambino ancora piccolino vengono fatti dei suoni, o la mamma lo incita, diciamo, chiamandolo, eccetera. Il bambino sposta il viso completamente e tu capisci che il bambino sente. Benissimo. È un fatto di udito, non di vista. Anche perché l'udito trasporta anche lo sguardo, perché appunto il bambino non muove solo la testa per l'udito, ma noi ci accorgiamo che lo sguardo segue Esatto, è questo che mi la fa specie. provenienza del segnale acustico. Cioè, fino ai 4 mesi, hai detto che fino ai 4 mesi in realtà non c'è un punto di vista corretto, Sì, diciamo, completo, sì, ma è un qualcosa che sì, sì. nel tempo poi va migliorando. Infatti, intorno al quarto mese il bambino comincia a percepire i colori perché Ecco. si sviluppa inizia lo sviluppo della parte centrale, Eh sì, ripeto, la come fovea, dicevi. dove sono rappresentati i recettori del colore, Colore. che sono i coni. Ecco. Ecco, e poi arrivano le dimensioni, La la profondità, come profondità, se sì, il bambino intorno vedesse all'anno di vita tridimensionale, in modo insomma. tridimensionale, cioè riesce a vedere la profondità, la larghezza e l'altezza Ecco. dell'immagine. Però sarai d'accordo con me che oggi i bimbi è impressionante vedere i bambini che nascono oggi, fino a un po' di tempo fa, nascevano tutti con gli occhietti chiusi. Adesso nascono, hanno gli occhi aperti e sembra che invece davvero guardino, cioè davvero abbiano la piena percezione Certo, della ma visio. questo è dovuto anche al fatto che gli stimoli ambientali sono molto più evidenti che una volta. Quindi oggi, sa, i genitori, anche se il bambino non ancora è nato,
comunque lui comincia a partecipare a quello che è l'ambiente familiare, i suoni già vengono ascoltati nei prenatali oramai assolutamente non ci sono più dubbi. Immagina come questo bambino è sottoposto maggiormente a stimoli che poi creano un miglior adattamento all'ambiente e uno sviluppo più precoce. Allora, prima di vedere se esistono questi test semplicissimi che possono essere fatti a casa, Domenico, noi quando abbiamo parlato dello sviluppo del cranio abbiamo anche visto l'importanza e come si sviluppa poi l'occhio. Ecco, da un punto di vista proprio esteriore, a livello di conformazione, stessa domanda a te, ci sono delle cose particolari che una mamma potrebbe osservare e rendersi conto immediatamente che c'è qualcosa che non va? Sì, si può benissimo rendere conto, perché è importante nell'organizzazione, nella formazione dell'occhio, che ci sia il quadro della simmetria. Cioè, un occhio deve svilupparsi in maniera simmetrica, quindi uguale all'altro occhio. Questo perché è importante? È importante perché i muscoli, che poi a loro volta agiscono sull'occhio, consentendo all'occhio di compiere tutti i movimenti di cui la vista ha necessità, deve avvenire in maniera simmetrica. Quindi tutti e due gli occhi devono lavorare in maniera simmetrica. Perché questo avvenga, è necessario, come ho visto in passato, che la conformazione del cranio sia armonica e quindi che praticamente l'apertura dell'occhio destro e dell'occhio sinistro sia uguale, che praticamente lo stacco delle orecchie dal cranio sia simmetrico, che il miviso di destra sia praticamente sovrapponibile, simmetrico al miviso di sinistra. E tutta questa armonia, questa simmetria, in un certo qual modo sono gli elementi di salute e dello stato di benessere di quello che sarà poi anche la visione, non solo l'apparato stomatognatico o la semplice conformazione del viso. Quindi la conformazione del cranio è praticamente un elemento su cui bisogna valutare anche la simmetria, l'armonia del viso, e l'armonia del viso è una garanzia in qualche modo dello stato di salute di questi organi, la visione, la masticazione, la fonazione e anche la respirazione nasale, che ci consentono praticamente che il cranio possa svilupparsi in maniera più armonica possibile. Allora, Luigi, cominciamo a vedere quelli che possono essere i test che la mamma può fare, la mamma e il papà, insomma, i genitori o chi cura il bimbo possono fare, semplicissimi, per rendersi conto se tutto funziona correttamente. Io pregherei la regia di mandare in onda la prima delle nostre slide e vediamo subito, perché sono elencate, quindi cercheremo di capire. Franco, puoi mandarmi in onda la slide, per favore, la prima? Grazie mille. E come si può vedere, non ho usato termini molto specifici, sono principalmente quattro le evidenze che il genitore deve fare, ai quali poi deve fare attenzione, che sono il test del riflesso rosso, la prova del pianto, il nistagmo e il torcicollo oculare. Allora, prima di andare avanti, ti prego, Luigi, di dirci cosa significa nistagmo, che è la prima cosa che vedo, che non comprendo. Nistagmo non è altro che un movimento pendolare ritmico degli occhi in una particolare direzione, di solito orizzontale ma anche verticale. Quindi il movimento veloce. Sì, veloce, che si può già avere, può essere sia congenito che acquisito. E può, riguarda uno o tutti e due gli occhi? Tutti e due gli occhi, può anche, e quindi può essere un campanello importante di allarme. Vogliamo dire quando questi test possono essere fatti per essere certi di non sbagliare? C'è un momento, un periodo? Il periodo è quello che va sempre dalla nascita fino all'età plastica della visione, che termina intorno ai 7-8 anni, alcuni adesso affermano anche 10 anni di età. E quindi, ma già il nistagmo si può osservare nell'età neonatale, è un mese di vita. Se vogliamo possiamo mandare in onda un video. Andiamo con ordine, altrimenti si crea confusione. Prego. Io invece vorrei che tutte le mie amiche a casa comprendessero appieno tutto quello che può essere fatto per aiutare il bambino. Allora, cominciamo con quella che riguarda l'occhio rosso.
il test del riflesso. Eccolo qua, il test rosso, del riflesso rosso. Chiamato in gergo leucocoria. Ecco. Comunque, a prescindere dal termine, è un po' particolare, possiamo notare nella parte superiore l'occhio sinistro questa opacità grigiastra opalescente, sì, che sta a indicare quindi una deprivazione della luminosità alla retina, e questo è un'evidenza importante che si può rilevare magari durante una foto fatta con il flash. Si può osservare l'occhio sano che presenta un riflesso rosso dovuto ai vasi sanguigni della retina, mentre sull'occhio con l'alterazione si può vedere questo riflesso grigiastro. Ah, diciamo, quindi pensa, sì, che io avevo capito esattamente il contrario. Allora, succede spessissimo anche nelle persone adulte che facendo, infatti, le fotografie è fisiologico, è normale, viene fuori questo riflesso rosso degli occhi, tant'è rosso, che molte macchine fotografiche della nuova generazione hanno proprio la funzione di eliminare l'occhio rosso, che non c'entra niente con quello che stiamo dicendo, nel senso che l'occhio rosso è la normalità. È fisiologico. Patologico. La normalità invece è, ma pensa tu, sì, la normalità invece è quello che vediamo accanto. Certo. Oppure, come si può vedere nella parte inferiore, un tipo di cataratta, perché ci sono diversi tipi di cataratta, dove anche sopra può essere anche una cataratta, perché la cataratta dà di solito un riflesso anche grigiastro, opalescente. Sotto una cataratta polare, non si vede bene perché è stato fatto così il disegno. Nella parte centrale l'occhio sinistro presenta una parte molto scura, che sta a significare che nella parte centrale il cristallino presenta questa anomalia che evita il passaggio della luce alla retina. Quindi nel momento in cui noi, sì, guardiamo o facciamo una semplice fotografia, possiamo osservare questa anomalia, nel senso che l'occhio, in questo caso non la parte rossa, lo ribadisco, scura, è la parte normale, è il riflesso corretto che si dovrebbe, sì, avere. Invece l'anomalia è rappresentata dall'altra parte, quindi quella grigia in alto, grigia, e quella molto più scura invece in basso. Si può dire che quando il riflesso non è rosso bisogna essere attenti, però non allarmarsi in modo... però uno... Bisogna stare attenti. Sì, semplicemente informarsi, insomma, diamo, è sufficiente una guida, fare questo. Bisogna fargli fare una visita oculistica, esatto, niente di particolare. Va bene, questo è il primo. Andiamo avanti. Quindi vediamo, bisogna fare le fotografie ai bambini. Sì, per carità, certo. No, questo senza nessun è tipo anche un di test allarmismo. Esatto, senza nessun tipo di allarmismo, sono semplicemente, certo, dei piccoli test che possono essere fatti. Qualora vi rendeste conto che effettivamente qualcosa non torna, poi io credo che una mamma è un istinto assolutamente naturale, non scopriamo niente, scopriamo l'acqua fresca. È un istinto assolutamente naturale, la mamma tante volte, pur non sapendo, percepisce che c'è qualcosa, sì, che non va, proprio per questa linea di comunicazione che c'è tra la mamma e il bimbo, certo, il più delle volte. Però noi gli diamo anche gli stratagemmi per, esatto, bravo, noi sentiamo semplicemente delle indicazioni che possono essere d'aiuto. Torniamo per favore su quest'altra, ecco, questa è la prova del pianto. Intanto quando va fatta questa prova? Può essere fatta in diverse età, cioè intorno al terzo o quarto mese, quando il bambino comincia ad avere lo stimolo a prendere gli oggetti, a muoversi, i movimenti più rudimentali, intorno al terzo o quarto mese. È importante questo test perché può mettere in rilievo eventuali anomalie, principalmente a livello di un occhio, che può riguardare solo occhio, perché quando può succedere che il bambino abbia una visione nitida in un occhio e nell'altro occhio presenta un'anomalia, e noi possiamo rilevarlo con questo test. Possiamo benissimo non solo mettere una mano, ma anche bendarlo con una benda, un cerotto, e quindi vedere come reagisce il bambino. Se noi occludiamo l'occhio
che ha l'anomalia, il bambino non risente, non ha nessuna reazione. Al contrario, il bambino reagisce, tende a strapparsi la benda o la mano, quello che sia, e addirittura può piangere. Per questo quindi, che viene chiamata prova del pianto. Prova del pianto, sì. Domenico, ma in un caso di questo genere, dove per esempio l'anomalia colpisce un occhio soltanto o è presente solo in un occhio, non c'è anche no, una postura che potrebbe essere osservata, che il bambino magari può adottare sempre in base a tutto quello che tu ci hai raccontato e detto e dimostrato? Esiste anche un'osservazione della postura che il bambino può assumere per avere invece una corretta visuale di quello che lo circonda? Sì, in effetti questo aspetto, questo test lo trovo interessantissimo perché è di facile esecuzione ed è di una, diciamo, richiede solamente un'attenzione nel considerare che questo test, quando crea il pianto nel bambino nei primi mesi di vita, quindi è un test molto efficace e si può fare in tempi veramente precoci ed è significativo questo. È significativo nella stessa maniera in cui capita di trovare il bambino che trova comodo a trovare solo una posizione, cioè il bambino che tende a portare la testa solo da un lato, a dormire solo da un lato e trovare scomodo il lato opposto. Questi sono i primi segnali di qualcosa che non va, quindi la postura del cranio, del collo, nei primi mesi di vita che, diciamo, molte volte il genitore è portato, perché non c'è un'informazione adeguata, a sottovalutare e dire vabbè il bambino preferisce un lato. Quella posizione. Preferisce un lato, invece non può un bambino preferire un lato, perché un bambino non ha problemi e quindi dovrebbe essere per lui naturale scegliere un lato o un altro. Così è, questo vale la stessa cosa per l'occhio. Se la mamma casualmente copre un occhio e nota che il bambino piange, può pensare che sia una casualità, invece è un primo segnale. Se tu tieni conto che noi vediamo tanti bambini verso i 5, 6, 7, 8 anni con la benda su un occhio, perché stanno recuperando un occhio che è stato, perché hanno saltato questo passaggio, perché non sono stati intercettati a quest'età, quindi si ritrovano a rincorrere un problema che comunque magari Luigi potrebbe ben definire meglio, se ormai in qualche modo abbiamo perso quel treno e in qualche modo poi all'età di 6, 7, 8, 9 anni si cerca di recuperare, però il danno c'è già, è fatto. Quindi di conseguenza è importante questo test, un test che può fare chiunque nei primi mesi di vita ed è una banalità unica che può dare uno stato di salute eccezionale al bambino senza poi avere delle spese anche economiche, di visite oculistiche, visite ospedaliere, impossibilità di un possibile anche intervento. Guarda, se queste cose non vengono intercettate in tempo, sicuramente potrebbe ben dire Luigi, possono prospettare forse anche degli interventi chirurgici. Allora, l'argomento, vedete, si presta a tante osservazioni, ma noi non abbiamo più tempo, quindi io... No, continuiamo la settimana prossima, anche perché io ho visto i materiali che ci hanno portato i nostri amici, quindi sicuramente continuerò a proporvi questo argomento, perché mi sembra giusto che voi sappiate. Questo può essere davvero, davvero, davvero d'aiuto ai nostri piccoli. Quindi io ringrazio Luigi, ringrazio Domenico. Grazie a te. L'appuntamento con i nostri amici sarà sicuramente per martedì, per mercoledì prossimo. Adesso linea alla regia, noi ci rivediamo subito dopo.